Ok, dopo aver concluso la trattazione delle equazioni di Maxwell e delle onde elettromagnetiche, vediamo oggi alcuni esercizi sulle equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Ok? Gli esercizi di primo capitolo, i primi sono quesiti a risposta multipla, poi ci sono quattro problemi se non sbaglio. Cominciamo dal primo. Qui dice, la circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa è sempre diversa da zero, è sempre nulla, dipende dalla corrente racchiusa nella linea, racchiusa qui abbiamo usato il termine concatenata, in realtà più spesso, o dipende dal campo elettrico presente all'interno della linea. Ricordate che nel caso quello che ci interessa è appunto la legge sulla circuitazione di B, che è legata mediante, se siamo nel vuoto, mi zero per le correnti concatenate di conduzione o di spostamento, e quindi dipende dalla corrente concatenata, quindi la risposta corretta è la risposta C, che diceva dipende dalla corrente racchiusa, meglio concatenata dalla linea. Ok? Parlando di circuitazione del campo magnetico. Da dove deduco il termine che la circuitazione è appropriata se la linea è chiusa? Qui la circuitazione lungo la linea chiusa, tutto sommato, è ripetere due volte lo stesso concetto, ma insomma meglio così, meglio essere chiari piuttosto che no. Quindi la risposta corretta è la C. Domanda 2, anche questa riguarda le equazioni di Maxwell. Quale fra le seguenti equazioni è equivalente alla legge di Faraday, noi ma lente ovviamente. La prima cosa riguarda? Questa è un'equazione di Maxwell, questa? Sì, riguarda il campo elettrico, ma è l'equazione relativa al flusso, questa è la legge di Gauss, non di Faraday. Okay? La seconda è l'analogo di Gauss per il campo magnetico, che il flusso è zero. La terza è la generalizzazione della legge di Ampère, quella che riguarda la circuitazione del campo elettrico, quindi la legge di Faraday Neumann-Lenz è la legge C. Quindi anche qui la risposta corretta è la C. Ok? Quindi niente di particolarmente impegnativo. Esercizio numero 3. In un campo elettrico, un'onda. Scusatemi, il campo elettrico di un'onda elettromagnetica ha il valore massimo di 12 newton su coulomb. Qual è il valore efficace del campo magnetico dell'onda? Vi ricordate cosa si intende per valore efficace? L'abbiamo visto quando abbiamo parlato di circuito in corrente alternata. Se ho una funzione che oscilla nel tempo, tipicamente ha un andamento sinusoidale o cosinusoidale, se faccio la media otterrei, nel periodo otterrei un valore nullo. Il valore efficace si ottengono facendo non la media della funzione, ma la media del suo quadrato e poi la si mette sotto radice. Quindi, se volete, la RMS, la root mean square mean. Ok? Come colleghiamo questo al nostro campo elettrico? Beh, se il campo elettrico ha un valore massimo di 12 newton su coulomb, ci chiede qual è il valore efficace del campo magnetico, ci ricordiamo che, ricordate che abbiamo fatto lo stesso ragionamento, ripeto, per il picco della tensione rispetto al valore efficace della tensione. Il valore efficace di una grandezza, in questo caso del campo magnetico, sarà nello stesso rapporto con i valori di picco dei campi. Vi ricordate che il campo magnetico è 1 su C volte il campo elettrico. Relazione analoga sarà tra i valori efficaci. Il valore efficace del campo elettrico, quindi la radice quadrata della media dei quadrati, da se l'andamento è sinusoidale, sarà 1 su radice di 2 volte il valore di picco, che è il valore massimo. Di conseguenza avrò che il valore efficace del campo magnetico vale 1 su C per 1 su radice di 2 per i 12, gli 12 newton su coulomb. Di conseguenza non faccio altro che mettere i numeri al loro posto, C è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, radice di 2, radice di 2,
E poi ho il 12 newton su coulomb, che nel caso del campo magnetico, tenendo conto che newton su coulomb diviso la velocità fa tesla, sono 2,8 per 10 alla meno 8 tesla. Quindi qui abbiamo messo insieme due informazioni. La prima è la relazione tra campo elettrico e campo magnetico nell'onda. L'intensità del campo magnetico è 1 su C volte quello del campo elettrico, o se preferite il campo elettrico è C volte quello magnetico. E poi la relazione tra il valore efficace e quello di picco. Che attenzione, qui non lo dice nel testo, ma in realtà lo dà per scontato, è 1 su radice di 2 solo se l'onda è di tipo sinusoidale. Ok? Il valore efficace ha un valore medio più 1 su radice di 2, per un'onda che sia o il coseno della fase o il seno della fase. Tutto chiaro? Esercizio numero 4, sempre sulle onde. Un'onda elettromagnetica in un certo istante ha il modulo del campo elettrico pari a 1,58 newton su coulomb. Quindi, ripeto, nel caso di prima, forse non l'ho detto, la risposta corretta era la C. 2,8 in 10 alla meno 8 tesla, questa qui. Esercizio 4, 1, naturalmente in un certo istante è il modulo del campo elettrico 1,58 newton su coulomb. Qual è il modulo del vettore di Poynting associato all'onda, cioè quello che rappresenta o descrive il flusso dell'energia della nostra onda? Qui è sufficiente ricordarsi come è definito il vettore di Poynting, che è 1 su mi 0 per il prodotto vettoriale E per B. Qui non mettiamo il seno perché nell'onda elettromagnetica A e B sono comunque perpendicolari l'uno all'altro. Abbiamo il campo elettrico che ha un'intensità di P, in quell'istante che ci interessa, di 1,58 newton su coulomb. Sappiamo che B ed E sono legati da questa relazione. L'intensità del campo B è 1 su C, su C volte E. Questo vale sempre istante per istante, quindi questo è generale. Quindi non ho fatto altro che mettere insieme queste due relazioni nella definizione del vettore di Poynting, che è 1 su mi 0 e per b, quindi è, qui conviene sostituire al posto di b 1 su ec, quindi è 1 su mi 0 per 1 su c per e alla seconda. Tenendo conto che mi 0, permeabilità magnetica nel vuoto, è 4 pi greco per 10 alla meno 7 tesla per metri su ampere, possiamo facilmente calcolare l'intensità del vettore che ci interessa, sostituendo semplicemente le costanti e le grandezze che abbiamo conosciuto. Quindi 1 su mi 0 viene 1 su 4 pi greco per 10 alla meno 7 tesla metri su ampere. Poi ho 1 su C, C è 3 per 10 alla 8 metri su secondo, e infine il quadrato del campo elettrico, 1,58 newton su coulomb, tutto alla seconda. Qui abbiamo 1 su 4 pi greco, 10 alla meno 8, 10 alla meno 7, 10 alla meno 8 fa 10 alla più 1 al denominatore, quindi viene 6 e 6 in 10 alla meno 3, in questo caso avremo watt al metro quadro. Qui l'unica difficoltà era ricordarsi qual è la definizione del vettore di Poynting e utilizzare le due informazioni che abbiamo già visto anche prima. D'accordo? Esercizio numero 5 dice: un'onda elettromagnetica piana sta viaggiando nell'atmosfera diretta verso il centro della Terra, con il campo magnetico che punta verso il nord. Qual è la direzione del campo elettrico? Ricordate, anche qui è facile ricordarselo, perché la direzione dell'onda elettromagnetica è diretta come il prodotto vettoriale E vettor B. Se mettiamo le dita lungo il campo elettrico, le ruotiamo verso il campo magnetico, il pollice ci dà la direzione dell'onda. Quindi, immaginate, ecco, qui abbiamo questa pseudocirconferenza, io disegno, non è un granché il mio disegno, verso la Terra, diretta verso il centro della Terra, e vettore B dà la direzione del campo della velocità dell'onda, se è diretta verso il centro, d'accordo? Se il campo elettrico è diretto verso nord, come questo, B è diretto verso ovest.
Prego. Hai ragione. Sì, perché è B verso nord, non E. Fammi rileggere il testo. Il campo magnetico punta verso nord. Correggo il disegno, chiedo scusa. E qui abbiamo il contrario. Abbiamo cos'era? Che B è verso nord, quindi aggiorno. Quindi se B è verso nord, qui è il campo elettrico e questa è la velocità V dell'onda. L'onda B va verso il centro della Terra, B va verso nord, quindi E va verso ovest, che va nella figura a sinistra. Okay? Immaginatevelo scritto in questo modo. Se qui c'è B, la velocità entra, va verso il centro, quindi è perpendicolare alla figura, va verso dentro, allora E è diretto di qua. Perché E vettore B entra nella pagina. Ok? Tutto chiaro? È difficile fare disegni in tre dimensioni, ahimè. D'accordo, passiamo al 6. Il numero 6 dice: quando un'onda elettromagnetica viaggia nel vuoto, la densità di energia dovuta al campo elettrico è uguale a, qui è facile, la densità di energia dovuta al campo elettrico è un mezzo epsilon quadro e quadro. Ok, qui non c'è dubbio. Mentre le altre sono tutte quante sbagliate. Tutto chiaro? La risposta corretta era la B, un mezzo epsilon 0 è la seconda. Siamo al 7. Qual è la pressione di radiazione media della luce del sole in un giorno in cui l'intensità media della luce solare è di 0,98 kW al metro quadro? Questa grandezza dà la I, l'intensità della radiazione. Perché media? Perché si calcola all'interno di un periodo. D'accordo? Qual è la pressione di radiazione? Quale pressione esercita la radiazione? Abbiamo visto la volta scorsa che l'onda elettromagnetica è associata anche a una pressione di radiazione e per determinarla non facciamo altro che utilizzare il fatto che avendo l'intensità media della radiazione, la pressione non è altro che l'intensità media diviso la velocità della luce. Quindi prendo gli 0,8 kW, attenzione, per 10 alla 3 watt al metro quadro e li divido per 3 per 10 alla 8 metri al secondo. E ottengo 3,3 per 10 alla meno 6 newton al metro quadro. O se preferite 3,3 per 10 alla meno 6 pascal. Quindi è una pressione estremamente piccola. È legato a questa relazione. È sommato abbastanza semplice. L'ultimo quesito, domande? Riguarda la polarizzazione. Un fascio di luce non polarizzata, il zero, passa attraverso un filtro formato da due polarizzatori che formano tra di loro un angolo di 60 gradi. Qual è l'intensità della luce trasmessa dal filtro? Quindi il filtro è composto in realtà, è formato da due polarizzatori. Il primo ha una direzione qualsiasi, non ci interessa. Il secondo rispetto al primo è inclinato di 60 gradi. La radiazione che emerge dal filtro, quindi dal secondo polarizzatore, quella qui, qui c'è il primo filtro, la luce I è non polarizzata,
passa il primo filtro, quindi acquisisce una polarizzazione lungo la sua direzione, non importa quale sia. Poi il secondo filtro ha un asse di polarizzazione che è a 60 gradi rispetto al primo. Ok? Quindi partiamo dalla fine, quella che emerge rispetto al fascio I1, quello tra i due filtri, vale l'attenuazione, è il coseno al quadrato dell'angolo tra la luce che arriva e quella che emerge, o se preferite la polarizzazione della luce che arriva rispetto all'asse di polarizzazione. Questo fascio, il primo, cioè il fascio intermedio, ha la stessa direzione di polarizzazione di F1, non importa quale sia. Quindi, quando emerge, ha un'attenuazione del coseno quadro di 60 gradi. Il coseno di 60 gradi è un mezzo, quindi questo è un quarto i due, è un quarto di il secondo e un quarto di primo. Okay, ma il primo rispetto a I abbiamo visto che ha un'attenuazione che è il valore medio del coseno quadro di tutti gli angoli di polarizzazione iniziali. Quella media è ancora un mezzo. Quindi qui abbiamo il quadrato di un mezzo che è un quarto per un mezzo attenuazione del primo filtro, totale un ottavo di I. Ok? Se non ci sono domande, passiamo ai problemi che sono, mi pare, quattro. Sì. D'accordo? Il primo problema dice: un condensatore a facce piane parallele, circolari, di diametro 20 cm, viene caricato. Calcola la variazione di campo elettrico nel tempo, quindi la derivata di E rispetto a T, tecnicamente, all'interno del condensatore se la densità di corrente di spostamento è di 22 A su metro quadro. Qui abbiamo un concetto che non abbiamo visto prima, la densità di corrente. Tra un attimo lo esaminiamo, la domanda B la facciamo dopo. Allora, c'è il nostro condensatore, eccolo qua, con facce piane parallele circolari di raggio R 20 cm, 0,2 metri. Diametro da 20? Hai ragione. Quindi questo va diviso per 2. Ok, quindi qui mettiamo 10. Troppo freddo. 0,1 metri. Che significa densità di corrente? Io l'ho indicata con la JS invece che IJ. Indica la densità di corrente, è la corrente di spostamento per unità di superficie, perché la corrente di spostamento è legata a quanto rapidamente cambia il campo elettrico all'interno delle due armature e quindi coinvolge tutto il volume tra le due armature, che ha una sezione che è circolare, per cui prendo la corrente di spostamento, la divido per l'area e ottengo 22 A per metro quadro. D'accordo? Poi chiede, ma questo lo dice nella seconda domanda, l'intensità del campo magnetico che si genera a 55 mm dall'asse. Allora, la prima domanda chiede qual è la rapidità con cui cambia il campo elettrico nel tempo? Dato che la corrente di spostamento ha una densità, quindi corrente complessiva diviso area, che vale JS, che ci dicono quanto vale. L'area della sezione, area della circonferenza, del cerchio, pi greco era la seconda. La corrente di spostamento la scriviamo come epsilon 0, siamo nel vuoto, per la derivata temporale del flusso del campo elettrico generato tra i due piatti, attraverso la S che è la sezione del nostro condensatore, quindi sarà l'area A. Per cui avremo epsilon 0 per la derivata temporale di area A, cioè pi greco R alla seconda, per E. E quindi A è una costante, la porto fuori dal segno di derivata, e quindi ho che
corrente di spostamento, I vale epsilon 0 A per la derivata del campo elettrico. Se divido per l'area, a sinistra ottengo la corrente diviso A, che è la densità di corrente di spostamento, e a destra ho epsilon 0 per dE di t. Divido un'altra volta per epsilon 0 e trovo che la derivata, cioè la rapidità di cambiamento del campo elettrico, vale la densità di corrente diviso la costante dielettrica del vuoto. Di conseguenza abbiamo 22 ampere sul metro fratto 8,85 per 10 alla 12 coulomb alla seconda, insomma le solite unità di misura di epsilon 0. E otteniamo una corrente che è 2,48 in 10 alla 12 volt fratto metri al secondo. Qui al numeratore abbiamo ampere sul metro quadro, cambiamo invertiamo le comunità di epsilon, quindi ho newton sul metro quadro su c, i metri quadri vanno via, ho ampere per newton su coulomb alla seconda, ma ampere per newton su coulomb alla seconda fa ampere e coulomb su secondo. Poi ho newton su coulomb al quadrato, questi vanno via e mi rimane un newton su secondo per coulomb. Attenzione, newton è una forza, quindi abbiamo campo che è volt fratto metro per carica, le due cariche si semplificano, mi rimane volt fratto metro fratto secondo. Quindi è un campo elettrico diviso un secondo, quindi le unità di misura ci confortano, nel senso che abbiamo fatto i calcoli giusti. Vi consiglio di fare sempre l'analisi dimensionale, cioè di utilizzare le unità di misura anche durante i calcoli, se quello che otteniamo è coerente con la grandezza fisica che cerchiamo, diciamo che almeno dal punto di vista dimensionale i conti tornano. L'ultimo passaggio che c'è Come no? stato alla variazione del campo Allora, partiamo dalla definizione di corrente di spostamento, che è questa. Nel flusso del campo elettrico, visto che il campo elettrico è diretto da un piatto all'altro, non ho problemi di coseni di angoli, quindi ho superficie per campo. La superficie A è una costante, non cambia nel tempo, quindi posso portarla fuori dal segno di derivazione. Quindi ho che la corrente di spostamento è epsilon 0 area per la variazione del campo elettrico col tempo. Se divido per l'area, a sinistra ho corrente di spostamento diviso area, che è la densità di corrente. E a destra ho epsilon 0 ancora per la rapidità di variazione del campo. Divido un'altra volta per epsilon 0 e ho la grandezza che l'esercizio mi chiede, cioè quanto rapidamente deve variare il campo elettrico per avere quella corrente. E quindi ho densità di corrente, questa Js, diviso epsilon 0. E otteniamo un valore del tipo, eccolo qua, 2,48 in 10 alla 12 volt su metro fratto secondo. Ok? Un pochino più delicata è la seconda domanda, che dice: l'intensità del campo magnetico che si genera a 55 mm dall'asse di simmetria del condensatore. Perché si genera un campo magnetico dentro il condensatore? Si genera un campo magnetico a causa dell'equazione di Ampère generalizzata. Nel condensatore non ho più corrente di conduzione, ho solo quella di spostamento. Quindi la circuitazione, cioè insorge, nasce, si produce un campo magnetico, la cui circuitazione è legata proprio al fatto che il campo elettrico cambia. Abbiamo visto prima quanto rapidamente cambia. Quindi avrò un campo magnetico le cui linee di forza sono delle circonferenze per simmetria, saranno concentriche all'asse dei due dischi del nostro condensatore, e la circuitazione del campo vale mi 0 per la corrente di spostamento, cioè mi 0 per epsilon 0 area per la rapidità di variazione del campo elettrico. Okay? Qui l'area A, attenzione, del nostro flusso è cioè
La circuitazione di B va calcolata attraverso lungo scusate, una circonferenza che è il bordo dell'area attraverso la quale calcolo il flusso del campo elettrico. Questa A non è tutta l'area, ma è solo questa parte, perché la circuitazione la calcolo lungo quel percorso lì. Non so se mi sono spiegato. Ok? Sì o no? Torniamo dove l'avevamo scritta prima. La legge di Ampère, eccola qua. No, questa è quella di Faraday, questa qua mi serve. Qui la circuitazione del campo magnetico la calcolo lungo un percorso chiuso, qualsiasi, d'accordo. Questa, come è fatta? È mi zero per questa corrente che è quella che attraversa la superficie di cui C è il bordo. E sono le correnti di conduzione. In assenza di queste, o unitamente a queste, ci possono essere anche correnti di spostamento, cioè dovute non a cariche fisicamente in moto, ma a campi elettrici variabili nel tempo. Questo termine, la corrente di spostamento, come è fatto? È epsilon 0 per la derivata temporale del flusso del campo elettrico, ma attraverso quale superficie? Qui il flusso non è attraverso una superficie chiusa come nelle leggi di Gauss. Qui è un flusso che attraversa una superficie che ha questo percorso di integrazione come bordo. Cioè qui le due cose sono coerenti. Qui calcolo la circuitazione attraverso un percorso, qualunque superficie che abbia quello come bordo e se attraversata da un campo elettrico variabile produce una corrente di spostamento che va conteggiata qua dentro. Possono esserci correnti in moto e quindi le metto qui dentro, oppure campi elettrici variabili e li metto qui dentro. Però qui calcolo in realtà un flusso attraverso che cosa? Un flusso attraverso una qualunque superficie che abbia C come bordo. Ok, quindi nel caso nostro dell'esercizio di prima, cioè che stiamo trattando adesso, meglio questa figura qua, se mi interessa il campo magnetico a 5 mm, mi pare, di distanza, 55 mm di distanza dall'asse, quindi prenderò un percorso di integrazione che sarà una circonferenza centrata sull'asse del cilindro o del solenoide, se preferite, del condensatore, e di raggio 55 mm. È il flusso attraverso questa superficie che devo calcolare qua dentro. Quindi A è l'area che ha questo come bordo, che ha questo percorso come bordo, quindi ha questa circonferenza, quindi è pi greco r piccolo alla seconda. Ok? Di conseguenza i due pi grechi li butto via e ho che il campo magnetico a distanza r dall'asse del condensatore vale 1/2 ε0 r per la rapidità con cui cambia il campo. Quindi qui ho un campo che è direttamente proporzionale alla distanza dall'asse, quindi è un campo che cresce linearmente all'interno del condensatore. Ok? Dopodiché, quando esco dal condensatore, decresce come 1 su R, perché in quel caso, ok, spostandomi all'esterno del condensatore, il flusso non cresce più. Una volta che R piccolo ha raggiunto R grande, okay, anche se io avessi un percorso di integrazione esterno al condensatore, non racchiudo più flusso in più del campo elettrico, perché sono fuori dal condensatore. Okay, quindi ho un campo magnetico che cresce linearmente fino al raggio del condensatore e poi decresce come 1 sulla distanza dall'asse. Quindi se lo voglio a, cos'era, 55 mm, non faccio altro che calcolare qua dentro, tutte le grandezze sono note, tranne R piccolo che vale 55 mm, cioè 55 per 10 alla meno 3 metri. Lo metto là dentro e ottengo 7,58 in 10 alla meno 7 Tesla.
Dov'è che questo campo magnetico è massimo? È massimo ovviamente sul bordo del condensatore. Dove? Qua, all'interno di questa equazione, qui metto il raggio dell'intero condensatore. Perché oltre quel raggio decresce, poi diventa più piccolo, come abbiamo già visto per la legge di Ampère, quella normale, quella non generalizzata. Ok? Tutto chiaro? Chiaro questo? Allora passiamo all'esercizio, dovremmo farlo, 2. Dice, l'irradiamento medio della luce solare nell'atmosfera è di 1390 watt al metro quadro. Questa è l'energia che arriva sull'unità di superficie nell'unità di tempo. Watt, energia su secondo, poi metro quadro, unità di superficie. Quindi il Sole manda energia, irradia nello spazio. Quella che arriva sulla Terra per unità di superficie è 1390 watt su metro quadro, che si chiama anche costante solare. La distanza media Terra-Sole è 150 milioni di chilometri, quindi 1,50 per 10 alla 8 chilometri. Calcola la potenza totale irradiata dal Sole, cioè quanta energia al secondo il Sole emette in tutto lo spazio, in tutte le direzioni. E qual è l'energia massima che può raccogliere in un'ora un pannello solare di dimensioni 5 metri per 2 metri e mezzo? Il 2, eccolo qua. Questa è la costante solare, intensità media della radiazione che arriva sulla Terra. 1390 joule ogni secondo e ogni metro quadro. La distanza dal Sole 1,5 in 10 alla 8 km, meglio trasformare in metri, 1,5 in 10 alla 11 metri. Qual è la potenza, quanta energia il Sole emette in ogni secondo? Okay. L'intensità della radiazione emessa ovviamente decresce perché viene distribuita su tutto lo spazio, quindi è diluita sulla sfera, su una qualunque sfera che si è concentrica nel Sole. Per cui sarà l'energia emessa per ogni unità di secondo, per ogni secondo, distribuita sulla superficie di una sfera di raggio T, distanza Terra-Sole, e di area 4 pi greco D alla seconda, di distanza Terra-Sole e il raggio della nostra sfera. Di conseguenza, invertendo questa relazione, ottengo che W, energia emessa dal Sole ogni secondo, sarà l'intensità che arriva sulla Terra per la superficie della sfera che ha come raggio la distanza Terra-Luna e Terra-Sole. Quindi è 1390 watt al metro quadro per 4 pi greco per 1,5 10 alla 11 metri tutto al secondo. Okay, tenete ben conto di questo, perché questo dato lo ritroveremo anche alla fine del percorso sulla teoria della relatività, perché ci sarà utile per capire quanto a lungo può vivere una stella come il Sole. Se il Sole emette questa energia, vi anticipo che la deriva dalla fusione, dalla reazione di fusione nel nocciolo della stella stessa, questo però dà dei tempi. In questo modo si calcola, si stima qual è la vita delle stelle di questo tipo. Okay? Comunque, facendo questo prodotto, otteniamo che per ogni istante, per ogni secondo, il Sole emette una quantità di energia che è 3,9 in 10 alla 26 watt. Quindi ogni secondo 3,29 in 10 alla meno 20, 10 alla più 26 joule vengono emessi dal Sole in tutte le direzioni. Questi si diluiscono ovviamente man mano che viene lontano dal Sole, e sulla Terra ne arrivano 1390 per ogni metro quadro. Ok? Qual è l'energia raccoglibile in un'ora, che si può raccogliere in un'ora da un pannello che abbia dimensioni di 5 metri per 2 metri e mezzo? L'energia che posso raccogliere sarà data dall'intensità dell'energia che arriva, della reazione elettromagnetica che arriva sulla Terra, i 1390 watt al metro quadro, per l'area del nostro pannello, per il tempo durante il quale il pannello funziona. Posto che il pannello, attenzione, abbia un'efficienza del 100%, cosa che magari.
L'energia raccolta è 1390 watt al metro quadro per l'area che è 12 metri quadri e mezzo per un'ora 3600 secondi, quindi sono 6,255 in 10 alla 6 in 10 alla 7 joule, che corrisponde a circa 10 kWh. Un kWh sono mi pare 3,6 per 10 alla 6 joule. Quindi tutto sommato non è male. È un pannello piuttosto grande, 5 metri per 2 metri e mezzo è grandino. Domande? Ce la facciamo a fare almeno uno degli altri due? Lo leggiamo, dai. Una lampada a infrarossi usata in laboratorio ospedaliero emette una radiazione di campo elettrico efficace di 2600 newton su coulomb. Questo è il valore efficace, quindi è 1 su radice di 2 per il valore di picco. Calcola l'intensità media della radiazione e se la radiazione viene inviata sul polso di un paziente attraverso un foro di aria 15 cm quadrati, calcola la potenza media irradiata sul polso e la pressione di radiazione. Qui non facciamo altro che recuperare le informazioni che abbiamo già utilizzato prima. Ora qui c'è la... dov'era, scusami? Questa. Abbiamo l'intensità efficace. Vogliamo l'intensità media, quindi abbiamo densità di energia per C, quindi ho un mezzo C epsilon 0 nel campo elettrico efficace al quadrato più un mezzo C per 1 su mi 0 P efficace al quadrato, oppure in termini di campo elettrico solamente, abbiamo visto che le due ampiezze sono identiche, è il doppio di questa, quindi C epsilon 0 è efficace al quadrato. Il valore ce l'abbiamo, epsilon 0 ce l'abbiamo, e possiamo calcolarci l'intensità media del campo della radiazione media che arriva sul polso del paziente. Se moltiplichiamo questo per l'area considerata, 15 cm quadrati, moltiplicando per l'intensità di reazione abbiamo la potenza che arriva, cioè quanta energia per unità di tempo. E la pressione di radiazione sarà l'energia, l'intensità del raggio luminoso diviso C. Quindi 6 in 10 almeno 5 pascali. Niente di diverso dagli esercizi che abbiamo visto prima, cioè sono le stesse cose magari proposte in modo diverso. Il quarto, vabbè, è analogo a quello al quesito ultimo di prima, sono un filtro doppio in sequenza in sostanza. Ok? Bene, ci fermiamo qua per oggi.